Si è trasferito presso l'ospedale di Roccalaspi, verso l'ex pronto soccorso, il centro vaccinale. Con me il responsabile del centro vaccinale di Roccalaspi, il dottor Giuseppe De Matteis. Perché questo trasferimento? Il trasferimento è stato dettato da una necessità locale. La struttura che ci ha ospitato fino a pochi giorni fa è una struttura spettacolare perché ci ha consentito una vaccinazione di massa importante. Ringrazio il dottore Leopoldo De Lucia e anche l'avvocato Massimo Sabetta che ci hanno fornito gratuitamente i locali e la struttura per poter vaccinare, ma al tempo stesso faceva troppo caldo, quindi di conseguenza l'eccesso di caldo ci ha comportato la richiesta di poter transitare all'interno dell'ospedale per avere una struttura da un punto di vista climatico più idonea alle vaccinazioni. Naturalmente tutto sta procedendo regolarmente, anche qui dopo un primo momento di normale, come dire, adattamento alla nuova struttura, anche oggi, che insomma è il primo giorno che si opera qui, insomma sono tante le vaccinazioni che state effettuando. Sì, sostanzialmente nella giornata di oggi abbiamo allestito la struttura e siamo già operativi. Oggi abbiamo circa 500 vaccinazioni perché vogliamo dare un input finale ai vaccinandi rimasti dei 15 comuni che afferiscono al nostro SPOC. Questa è anche l'occasione per valutare intanto l'ospedale di Roccalaspi, che come sappiamo è punto di riferimento importante per questo territorio, ma anche insomma il vecchio pronto soccorso che non è più tale dopo che un paio d'anni fa qui sono stati fatti importanti lavori di riqualificazione. Però insomma un modo davvero per rivalutare ulteriormente questo presidio. Sì, sostanzialmente ringrazio la direzione del DEA di Eboli, dottore Minervino, e la dottoressa Arcaro del distretto 69 che gestisce il nostro SPOC vaccinale perché a circa 48 ore dalla nostra richiesta subito abbiamo potuto transitare qui, quindi hanno capito la nostra necessità e al tempo stesso la necessità diventa un valore aggiunto, a mio avviso, per questo ospedale grazie all'unità vaccinale, quindi un servizio in più all'interno dell'ospedale e al tempo stesso un'importante integrazione ospedale. Territorio. Al di là della giornata importante di oggi con 500 somministrazioni, come sta andando la campagna vaccinale? Anche alla luce di qualche problema che invece si sta avendo anche in altre zone della regione? La fortuna è che fino adesso le dosi sono arrivate. Siamo sempre ogni settimana con l'attesa, in particolare il mercoledì, con l'attesa di avere la conferma delle richieste che ogni settimana produco alla nostra farmacia. Devo dire che tutta la direzione della farmacia ci hanno sempre garantito di poter vaccinare, i richiami sono sempre arrivati, ma soprattutto abbiamo una grande importanza dal punto di vista di nuove dosi che stanno arrivando. Quindi il tabellino di marcia continua in maniera importante e spero che entro agosto possiamo terminare. È importante, insomma, vaccinarsi per lottare contro il Covid. Da oggi, insomma, c'è anche qualche libertà in più con la possibilità di non indossare la mascherina all'aperto. Insomma, bisogna comunque continuare a stare attenti. Personalmente, le notizie che arrivano dall'Inghilterra, dalla Russia, da Israele, che ha fatto una grande campagna vaccinale, soprattutto all'inizio, sicuramente non sono delle migliori, anche se sono convinto che la strategia vaccinale adottata in Italia possa alla lunga portare dei risultati importanti. Però, alla luce dei dati che arrivano dal resto dell'Europa e dal resto del mondo, comunque dobbiamo mantenere ancora la cautela giusta, divertirci, perché sicuramente l'estate è anche opportunità di vacanze e di tutto, però al tempo stesso facendo quel minimo di attenzione in più proprio perché ottobre 2021 non deve essere ottobre 2020. Mi piace rimarcare, come spesso facciamo, dottore Matteis, che questi risultati sono frutto di un grande lavoro e di una grande collaborazione. Sì, prima di tutto devo ringraziare il sindaco Gabriele Giuliano e tutta l'amministrazione comunale perché ci hanno consentito di lavorare nella massima tranquillità in questa campagna vaccinale. E poi il mio grazie va a tutto il popolo dei volontari che stanno supportando questa iniziativa, la Protezione Civile, l'Associazione Valcalore di Mario Caputo, in rappresentanza di Linapoto di tutto il popolo sanitario, di volontari e il team vaccinale fatto di infermieri, medici e OSS che supportano quotidianamente queste iniziative.